ragazzi! Il centro è mio! Siete qui! Questo è mio! Cosa state facendo? Stiamo giocando a Tris! Come state giocando a Tris con i fiori? Vabbè, non importa! Bloccato. Potete fare un attimo una pausa? Mi servirebbe un grandissimo favore! No, cioè, meglio, un piccolissimo favore, in realtà! Dai, su! Che tanto è un pareggio, si vede già da qui! Cosa c'è? Mi serve un attimo il vostro cellulare! Ho finito di nuovo il credito, non ho più soldi! Io non ce l'ho dietro, non ho un telefono! Ma come? Ma cosa state facendo, Luca? Ma ti pare il caso? Sto risettando il campo, stai calmo! Ma almeno tu, New Pai! Non lo so, un pochino di soldini da prestarmi per il cellulare, per chiamare. Soldi? No, non porto mai soldi dietro, Espi. Come? Oh, dannazione, adesso come facciamo? È una chiamata molto importante. Mi sapete dare una mano? Vabbè, ho qua un po' di cose. Forse riesco a farti un telefono. Così. Ah, ma un telefono? Un telefono? Sì, ce la posso fare anch'io a farti fare una telefono. Un messaggio. Sì, okay. D'accordo, beh, dimmi, insomma, ti serve una mano? Perché sennò vado ad aiutare lui, che secondo me adesso va a sniffarsi i fiorellini e non fa altro. Qua devo far testare un po'. Cosa? Che rumore strano fa? È normale che si accenda questa luce rossa? Oppure sta per esplodere? Sì, è normale, vai da Noob. Oh, vedo che è iniziato subito. Cos'è questa cosa? Una chest? Un telefono. Come un telefono? Ma questo è una chest, non è un telefono, Noob. Ma ho pure uno dei tuoi colpi di genio. Come fai a trasformare una chest in un telefono? Pensi che io metto qui una chest solamente senza sapere cosa fare? Dannazione, non mi conosce ancora. Devi fidarti di me, fidati. Non lo so, cioè, scusami, però questa sembra essere soltanto una chest. Cosa hai scritto qui? Allora, Espi, se vuoi farmi un favore intanto che io continuo a pensare al progetto, dovresti darmi una mano. D'accordo. Vabbè, mentre cerchi di capire come trasformare una cesta in un telefono, buona fortuna. Dovresti prendere questa pala e scavare giù. Scavare giù in quanto? Per qualche... Oh, porca miseria, ma cosa devi fare? Un pozzo petrolifero? No. Va bene, io tolgo un po' di terra, ma aspetta. Devo andare fino al centro della terra? No, devi scavare 6 blocchi, andranno bene. Poi inizierò a scavare tutto. Sei blocchi? Come, tutto dritto in quella direzione? Oh, porca miseria, ma mi vuoi mandare in miniera? Nah, tranquillo. Ok, allora io scavo. Spero che sia la cosa giusta da fare. Okay. Ma sei caduto con me, Noob? Ma porca miseria. Vabbè, cerca di risalire in qualche maniera. No, in realtà, sì, sono caduto per sbaglio, ma volevo passarti un piccone, non te lo passavo. Ecco, non sei caduto proprio per sbaglio. Sono bravissimo, non sono per niente caduto sporgendomi dalla terra. Esatto, tu non sbagli mai, Noob, lo sappiamo benissimo. Aspetta, ma quello cos'è? Ma cosa stai costruendo? Porca miseria, ma non niente. È un cellulare, è un missile questo. Mi sono distratto un po', stavo testando. Sì, il tuo cellulare, esatto, metti questo qua lì a sinistra. È piccolissimo, guarda che roba. Cosa? Ma è un floppy qua, questo sto ancora cercando di fare. Ok, lì. Va bene, e poi cosa succede? Ma uno smartphone o un cellulare dovrebbe funzionare così? Oh mio Dio, sta funzionando. Ma stai tranquillo, vuoi chiamare o no? Vuoi chiamare? Installiamo? Cosa installiamo, Luca? Installiamo. Cos'è sta roba? Ma sei sicuro che non stia per esplodere questo affare? Poi non è un cellulare, scusa, questo è un macchinario incredibile. Beh, il cellulare si fa da un giorno all'altro. Che cos'è? Un tavolo che si fa dal legno che si prende dall'albero? Ma va, ti sembra? L'ho capito, ma questo mi sembra un pochino esagerato, qua, non pensi? Sta lavorando. Lo so che sta lavorando, sta macinando, sembra una caffettiera sta roba. Ma nel frattempo ti posso dare una mano in qualcosa? Non lo so, ti devo innaffiare le petunie. Sì, è vero, vai da Noob con questo, no? Ma è una pistola radar, quello che sta facendo lui. Premi col destro in cielo, no? Verso l'aria, mi raccomando. E poi me lo porti, ok? Va bene, d'accordo. Oh, guarda come ci siamo espansi qui invece. Cosa sono queste due ceste adesso? Salve! Sì, sono due ceste. Allora, una per... Tariffa un messaggio 10 blocchi di terra. Cosa, davvero? Ma scusa, ma... Ehi! Ma non funziona... Ma funziona questo telefono, allora? Ehi, lontan. Non ancora. Però è per quando funzionerà. D'accordo, va bene. Intanto... va bene, ma ci sarà qualcosa da vedere. Ti pago i tuoi 10 blocchi di... no, ho perso il conto. Mi sa che sono 10. Vai, prendili. Però mi devi dimostrare cosa c'è da vedere di nuovo in questo posto. Niente, qui c'è una chest e qui ce n'è un'altra. Ma scusami, lo potevo vedere anche da qui fuori che ci sono due chest. Cosa ho pagato a fare? Hai pagato per vedere la staccionata. Vabbè, ho capito, dai. Piuttosto, Luca mi ha detto di utilizzare questa pistola vicino a te. Sì? Però non so se fidarmi troppo di questa cosa. Cosa ne pensi? Beh, già il fatto che l'hai chiamata pistola mi sembra una cosa della quale non devo fidarmi. Però devo puntarla verso il cielo. Penso che non sia aggressiva come cosa. E se provassi a farlo qui, vediamo se voleva fregarti. Ok, ho fatto. Perfetto, adesso vi dico che ho utilizzato questa pistola. Non so cosa abbia fatto. Non lo so, farà arrivare gli alieni, che ne so io. Ok, eccomi qui, Lu.
Luca. L'ha fatto. Ha puntato la pistola verso il cielo e... Cos'è questa cosa? Passa qua, passa qua. Sei sicuro che va bene? Non me la puoi nemmeno lasciare un pochino. Ma scusami, Luca, ma cos'è questo affare? Due euro, via. Cosa? Hai lasciato un missile? Ma sei impazzito? Ma cosa? Oh, porca miseria! Hai provato a prendere Newb? Ma come ha funzionato? Ma sei un criminale! Ma guarda che disastro! Dov'è Newb? Ma perché l'hai messo qui? Doveva essere Mi lì? Sono sbagliato di un po', scusami! Che stavo correndo in giro, ho cliccato col destro, sai, è successo così. Vabbè, guarda cosa ho fatto per adesso. Vabbè, dai, sarà per la prossima volta, Luca. È un orologio, scusami, io devo inviare i messaggi oppure devo fare una chiamata e te mi fai l'orologio. Vabbè, l'orologio è utile. L'ho capito, ma... Come fai a inviare un messaggio se non sai che ore sono? Cioè, ma io non lo so. Ma va bene, in effetti non è tutti i torti. Inizio a lavorare al cellulare vero e proprio, la struttura. Mi vuoi dare una mano? Beh, sì, ovviamente che ti posso dare una mano, dai, su. Che materiale lo facciamo? Io ho un po' di terra, un pochino di marmo, un pochino di roccia. E dimmi tu, insomma, cosa preferisci? Deve essere di solido metallo, guarda qua. Oh, mi piace come idea. D'accordo, che forma gli diamo? Lo facciamo in modi iPhone X. Lo facciamo come, non so. No, è un po' semplice. Alla fine deve solo chiamare. Facciamo un rettangolo. Ho capito. Andiamo. Cosa stai facendo lì su, Luca? Che ti vedo ormeggiare con lo schermo principale. Sto installando il sistema operativo. Ma come? Ma stai scherzando? Ma porca miseria, ma è stranissima questa cosa. Tanto qua devo aspettare che finisce la barretta. Ehi, tira frecce quello. Cosa? Sta Sta cercando di sabotarti. Fa attenzione, Luca. E meglio il mio. Ma non lo so se nemmeno il tuo è un telefono, Newb. Aspetta che ti vengo a dare una mano. Non prendertela con Luca. E cos'è quella torre gigantesca col tuo nome lì sopra? Eccomi qui, Newb. È stata una bella scarpinata, ma finalmente, finalmente ci sono. Sei qui? Oh, sì, l'ho fatto. Ho finito. Questo è il mio telefono. Guarda. È un'altra chest, Newb. Esatto. Ma scusa, ma come funziona? Aspetta però, qua sotto c'è... Cos'è questa cosa? Oh, è un hopper! Dai! Hai svelato il mio segreto. Beh, non è in realtà un proprio grandissimo segreto. Ho immaginato qualcosa di simile, perché com'è che uno fa un telefono con delle chest? Vabbè, faccio una bella cosa. Se tu mi dici che è finito, non lo vado a provare adesso. Lo proviamo insieme con Luca poi. Così proviamo il suo e poi anche il tuo. Ok, perfetto. Allora andiamo a vedere Luca. Assolutamente, vediamo com'è messo. Allora, come sta andando, Luca? Hai finito? Ah, che sfondo preferisci? Questo? Come che sfondo preferisco? Ma l'hai sentito, Newb? Aspetta, fammi dare un'occhiata a cosa sta combinando qui. Ma quello è un... Sì, penso che sia uno smartphone. Allora, fai una bella scala. Ho comunque una colonna di blocchi. Vediamo. Oh mio Dio, ma è stranissima questa cosa, Luca. Ma veramente? Spettacolare! Ma anche più di uno smartphone. Ma è un computer! Ma posso inviarci messaggi con sta cosa? Che è un pochino strana. Certo che puoi inviarci messaggi. Guarda qua, ci sono tutte le chat. Username, password. Ok, ma non pensi di aver esagerato un pochino? Cioè, io devo mandare un messaggio, puoi fare una chiamata. Guarda, c'è anche il meteo. Come anche il meteo? Ma scusami, ma... Wow! Ma c'è questo schermo touchscreen super bello e poi hai i pulsanti qui sotto? Sì, era per confondere Newb. Ah, capisco! C'è anche l'App Store, guarda. Come c'è anche l'App Store? Ma stai scherzando? Guarda, Photoshop! Ma come c'è anche Photoshop? Stai scherzando? Vabbè, dai, Luca, ok, hai esagerato un pochino. Andiamo a vedere il telefono di Newb, che sono veramente curioso di capire come l'abbia fatto. Porca miseria. Non so cosa sta uscendo. Dai, la paperella! A me sembra più che altro un dinosauro zoppo. Dai, per favore, andiamo! Allora... trasmettitore. Sì, vabbè, il trasmettitore non funziona ancora. Devo lavorarci. Come deve lavorarci? Però, se tu vai sopra quella montagna, una bomba? Dai, su, no? Ascoltiamo Newb, Luca. Allora, dobbiamo andare fino in cima alla montagna. Se vuoi inviarmi qualcosa, devi andare in cima alla montagna e inviarmi quello che vuoi. Ma è questa costruzione enorme in cima alla montagna? Certo, Luca. Secondo te c'è scritto Newb così a caso sopra? Bisogno di farla così in su. Certo che c'era bisogno di farla così in su, perché così almeno tutti vedono la magnificenza della Newb. Beh, Power. mi pare allora, un'ottima idea. Allora, tu nel tuo telefono cosa fai? Mandi messaggi? Mandi messaggi? Qualsiasi cosa. Sì, puoi fare qualsiasi cosa. Anche inviare dei blocchi? Anche inviare un blocco di terra? No! No, non puoi farlo. In effetti quello di Newb... Non puoi farlo! È abbastanza interessante, Luca. Ma dove lo invia? L'altra è cosa due. Là? Scusami. È uno, è due, è tre! Ed è sparita! Ma come torniamo? No, non voglio fare un'altra scarpinata.
Ma porca miseria. Vediamo se funziona davvero, che secondo me metto un bel cavo dentro. Come un bel cavo? Secondo me non è vero. Ma sì che funziona, Luca. Penso, a meno che non sia una gigantesca truffa. Ehi, ragazzi, eccola qui. È arrivata, guarda. Guarda dentro la cesta. Arrivo subito. Vediamo. Oh. Ha funzionato veramente? C'è il cavo. Oh, ma allora ce l'ha fatta veramente. Beh, Luca, devo dire che anche se il tuo è super tecnologico, lui è riuscito a trasportare degli oggetti. Sì, ma la bomba che ci ho messo dentro non è arrivata. Come la bomba? Non è vero. Non ti ho mai visto mettere dentro una bomba. Io ho visto il cavo e il chip, Luca. Non mentire. Ci ho messo dentro un candelotto di dinamite. Ma come un candelotto di dinamite? Come, scusa? Ma lo sai che si potrebbe inceppare il candelotto di dinamite in tutti i meccanismi? Luca, cosa hai fatto? Cosa vuol dire questa cosa? Perché sei così preoccupato? Oh mio Dio! È esploso a metà! Mi sa che gli hai distrutto completamente il telefono. Complimenti, Luca! Luca, no, voglio Ci vediamo un film, Noob, sul mio! Ma come ci vediamo? Oh no, a quanto pare adesso Noob non è decisamente... No! Salva gli schermi! Dai, si è salvato abbastanza! Un po' come sei stato! Basta, non continuate! Il mio telefono! Facciamo una bella cosa, al posto che litigare fra voi, facciamo decidere ai nostri cari spettatori qual è il telefono migliore, se quello costruito da Noob o quello pro costruito da Luca. Ehi, smettetela voi! Lasciate tantissimi commenti e mi piace con la vostra opinione e vedremo chi sarà il vincitore. Alla prossima, ciao!